A che punto siamo nella costruzione delle comunità energetiche, benefici e criticità che si riscontrano nel percorso? Il senso dell'evento organizzato dai consigli regionali Unipol di Basilicata, Calabria e Puglia e da Unipol SE Assicurazioni, un evento patrocinato dall'Università degli Studi della Basilicata e della Calabria che si colloca all'interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023. Le comunità energetiche mirano a mettere l'energia prodotta sul territorio da produttori pubblici e privati a disposizione dei consumatori interessati. Obiettivo dell'incontro è creare una carta delle buone pratiche. Al contempo, per certi versi, è ancora incerto il quadro normativo. Noi riteniamo che l'asset energetico, quindi la produzione di energia rinnovabile da comunità energetiche, può essere un fattore che può aiutare a contenere determinati problemi che oggi affliggono le aree interne, lo spopolamento, la carenza di servizi essenziali, quindi in un'ottica di sostenere i cittadini ma soprattutto le imprese. Ma noi come Consigli regionali Unipol cerchiamo di favorire, facilitare momenti di riflessione e di incontri di esigenze sui vari territori. Noi raduniamo stakeholder importanti presenti nei vari territori, come ad esempio in Basilicata, in Puglia e in Calabria, e cerchiamo di fare in modo che i vari stakeholder presenti possano avviare dei confronti che poi diventino progetti. La cosa critica, dal mio modesto punto di vista, è questo attacco delle multinazionali, comunque delle grandi imprese che stanno arrivando anche ad occupare l'idea della comunità energetica. Io ne approfitto anche attraverso TRM, insomma, a parlare anche con gli amministratori. Le comunità energetiche hanno un senso se il protagonismo sono, se i protagonisti sono le persone. Perché abbiamo fatto un bando come regione per consentire a chi volesse di costruirsi un proprio impianto di produzione per i fabbisogni domestici da rinnovabile, sia fotovoltaico che eolico. Quindi siamo avanti, diciamo che le premesse per fare delle comunità energetiche le stiamo ponendo concretamente. Sono già migliaia di cittadini lucani che hanno prenotato le risorse e si stanno avvicinando alla realizzazione di propri impianti. Aspettiamo ovviamente le decisioni che la Commissione europea dovrà prendere sulle linee guida che il Ministero della Transizione ha mandato nei mesi scorsi alla Commissione per avere un quadro normativo e incentivante definito.